Ben trovati di nuovo. Ok, per questo secondo talk volevo semplicemente riflettere su quanto tempo oggigiorno passiamo davanti a un computer. Però vi siete mai chiesti quali sono le effettive capacità e limiti di un calcolatore? Per esempio, pensate che chiedere a un calcolatore di calcolare il senso della vita sia fattibile? Beh, direi di no. E qui ci addentriamo in quello che è la teoria della computazione, che si preoccupa di capire ciò che è calcolabile o meno mediante procedure algoritmiche più o meno efficienti. Ma torniamo a pensarci davanti a un computer, o a maggior ragione se vogliamo con un cellulare alla mano, e pensate quanto questi dispositivi tecnologici si siano ridotti in dimensione negli ultimi anni, molto rapidamente. Quindi i circuiti e i chip che li compongono vanno via via miniaturizzandosi, e possiamo pensare a questa riduzione di dimensione fino ad arrivare nel limite alla dimensione microscopica di un atomo. Bene, quando parliamo di un atomo, le leggi del mondo che ci circonda non sono più valide, e viene tirata in gioco quella che è detta meccanica quantistica. Quindi è proprio dalla fusione di queste due teorie, teoria della computazione e meccanica quantistica, che nasce la teoria della computazione quantistica, che appunto ha come elemento fondamentale il bit quantistico, cioè un bit che soddisfa queste bizzarre ed esotiche leggi della meccanica quantistica. Giusto per menzionarne due in maniera molto naif, troviamo il principio di sovrapposizione. Ci possiamo immaginare una particella che in un istante si trova in due posizioni contemporaneamente. Allo stesso modo, il bit quantistico può codificare più informazioni differenti contemporaneamente, questo è potentissimo. Oppure possiamo pensare all'entanglement, che è prettamente quantistico, ossia due bit possono essere entanglati, ossia avere una correlazione così profonda ed intima da interagire l'uno con l'altro in maniera istantanea e indipendentemente dalla loro distanza, quindi anche se uno fosse sulla superficie terrestre e l'altro fosse sulla Luna. Beh, questa è la potenza della teoria della computazione quantistica, e se pensate che questo possa essere solo astrazione e speculazione, beh, in realtà si sono già costruiti dei primi computer quantistici, sono proprio già nel nostro mondo. Grazie di nuovo.